è a vostra disposizione, ministro. Innanzitutto complimenti per avere la prestazione e la vittoria. Cos'è la cosa che più ti è piaciuta della tua squadra oggi dopo aver visto questo gol a Frigno? Mi è piaciuta la reazione immediata e la voglia di, diciamo, di andare subito a recuperare. Questa è stata una bella, diciamo, una bella risposta, perché una squadra giovane non è così scontato che andando sotto dopo due minuti, tre minuti possa avere un'immediata reazione. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista caratteriale, ho avuto le risposte che cercavo e che voglio, ma senza esaltarsi più di tanto, perché a questa squadra ha bisogno di rimanere sempre costantemente col fiato sul collo del proprio allenatore e di tutti, perché si rischia se no di fare una prestazione buona e una prestazione meno buona. Quindi è una vittoria che chiaramente ci colloca in una parte interessante della classifica, ma ci deve far stare con piedi per terra, perché anche oggi abbiamo commesso degli errori gravi che potevano compromettere la partita sia in avvio che sul finire di partita. E quindi sicuramente bisogna migliorare. Bene lo spirito, bene il carattere. Oggi io l'avevo detto, non è che mi interessasse molto la prestazione, oggi volevo i punti e sono arrivato e sono soddisfatto, però non mi faccio, come al solito, come ormai mi conoscete, io una cosa è il risultato, una cosa è la prestazione. La prestazione è stata una prestazione caratterialmente importante, però ci sono stati degli errori su cui dobbiamo lavorare. Ecco, fai qua il mezzo, quello di abbassarsi un po' troppo nell'ultimi 20 minuti dopo aver segnato il gol del 3-1, anziché dare quel vincolo di più, ha messo paura alla squadra. Sì, noi purtroppo abbiamo, diciamo, non era nemmeno facile comunicare, perché io avevo chiesto di metterci 4-4-1-1, però nella situazione da cui ero non potevamo comunicare, quindi probabilmente è stato interpretato male il cambio. Io volevo alzare Frascatore, volevo fare centrocampo Frascatore, Saric, Vassallo e Calvano a destra, con Falserano trequartista e Tripoli punta centrale, ma non, ho visto la squadra in forma naturale, si è messa 4-5-1 e forse quello è un po' passato un segnale sbagliato. In quelle situazioni lì però non è facile comunicare con la panchina. Questa è una espulsione vista da noi, ci sembra la vecchia Pignola. Ma io oltretutto ero incazzato con Mungo, quindi cioè non c'entrava proprio niente, tant'è io mi sono spiegato con l'arbitro, anche l'arbitro ha detto no, io ho capito che non ce l'aveva con me, ma non si può entrare in campo. Ha ragione, i regolamenti sono quelli, però a volte, siccome diciamo è stato un errore su cui si è creata una palla gol per il tutto, poi mi sono arrabbiato, a volte secondo me ci vuole un po', anche un po' di, come dire, di chiudere un occhio, di avere un briciolo di elasticità, perché non si può pensare sempre che uno si arrabbi con l'arbitro. Insomma, poi mi sembrava abbastanza clamoroso, che cioè è evidente che ero arrabbiato con Lucio Quattrone, non con l'arbitro. No, penso di no, di solito c'è una munizione di fila. No, anche perché onestamente io con l'arbitro non stavo assolutamente riferendomi a lui.